Bentrovati a tutti, siamo qui oggi per parlare del Master Universitario IUSVE di primo livello in Psicologia dello Sport con la professoressa Marcella Bonus, coordinatrice didattica del Master, ma non solo, docente IUSVE e attuale presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia dello Sport e dell'Esercizio Fisico. Buongiorno professoressa. Buongiorno Enrico. Allora, ad ottobre 2018 è partita la seconda edizione del Master, è un Master professionalizzante per la figura dello psicologo della durata di 18 mesi suddiviso in 40 giornate di lezioni organizzate in 20 weekend. Professoressa, un Master che mette in relazione la psicologia con il mondo sportivo? Sì. Un master che mette in relazione due mondi affascinanti, a me cari, come quello dello sport e della psicologia, ma al tempo stesso sono due mondi molto complessi. E la relazione tra questi due mondi è da tempo oggetto di studio e di interesse sia a livello scientifico sia a livello professionale. La sempre maggior complessità della realtà sportiva ha portato proprio a un'esigenza di avere delle figure professionali in grado di rispondere in modo adeguato e anche scientifico a quelle che sono le varie richieste che avvengono dal mondo sportivo. Però non parliamo solo di sport di alto livello, perché spesso erroneamente si pensa allo sport, al miglioramento della performance, al superamento dei limiti. No, noi affrontiamo anche delle tematiche all'interno del master legate all'attività motoria, all'esercizio fisico, quindi uno sport, noi presentiamo uno sport che è intrinseco di valori, in grado di veicolare dei valori legati non solo al miglioramento della persona ma anche a livello sociale e soprattutto all'inclusione, quindi nessuno escluso. E quali sono gli ambiti lavorativi dove la figura dello psicologo dello sport si può collocare? La figura dello psicologo dello sport è una figura abbastanza giovane, ma ha grandi margini di miglioramento e sempre più sono le richieste che ci giungono dal mondo sportivo. Possiamo evidenziare tre grandi macro aree. La prima è quella della formazione, quindi sia in ambito universitario, in tutte quelle università che hanno aperto nei loro corsi di studi degli insegnamenti di psicologia dello sport, oppure anche in tutti quegli ambiti dove è importante formare le figure professionali che ruotano attorno al mondo sportivo, pensiamo agli allenatori, pensiamo ai dirigenti, pensiamo ai genitori, o ancora in tutti quei progetti dove lo sport viene visto come un momento di crescita, di apprendimento, di veicolo di valori e anche di inclusione, quindi tutti quei progetti che sono un po' più sul sociale. Poi c'è l'aspetto che è quello che affascina di più, che è quello della consulenza, no? Il famoso mental training, lo psicologo dello sport che lavora con gli atleti al fine di migliorare la prestazione, ma attenzione, insieme al migliorare la prestazione dobbiamo anche lavorare su quello che è il benessere della persona atleta. Oppure anche la consulenza in team, per esempio, o in squadre. E l'ultimo aspetto è quello della ricerca, un aspetto non ultimo, importantissimo, perché abbiamo bisogno di implementare quella che è la ricerca in ambito sportivo. E qual è la nota distintiva, la peculiarità che contraddistingue questo master? Allora, insieme al professor Robazza, Claudio Robazza, che è il direttore scientifico del master, abbiamo cercato di strutturare il programma di studi guardando alla psicologia dello sport come una disciplina evidence-based, quindi basata sull'evidenza e in continua evoluzione. Però mantenendo due focus attentivi importanti. Da una parte quelli che sono la base della ricerca scientifica, perché ricordiamo che questo è un master universitario, e dall'altra parte però un'attenzione a quelle che sono le richieste del mondo sportivo, quindi a cercare di rendere il più possibile la psicologia una psicologia applicata al mondo sportivo. E per far questo
a lezioni teoriche, si alternano delle lezioni pratiche e soprattutto delle attività laboratoriali, dove lo psicologo comincia a sperimentarsi, si crea proprio una stretta collaborazione con quelli che sono i nostri docenti, quindi gli esperti del settore. Andando nello specifico del master, quali figure professionali si possono iscrivere a questo master? Allora, la laurea di accesso è la laurea triennale o magistrale o la laurea quinquennale del vecchio ordinamento. Poi si possono iscrivere tutti quegli psicologi che sono da una parte incuriositi del mondo sportivo, dall'altra che vogliono allargare le proprie conoscenze, competenze e quindi acquisire delle abilità per poter rispondere in modo serio e professionale a quelle che sono le richieste del mondo sportivo. Alla fine del master, lo psicologo avrà un titolo accademico di perfezionamento scientifico in linea con gli standard professionali e legislativi italiani ed europei. Per avere informazioni si può scrivere ad altaformazione@iusve.it o a psicologia.sport@iusve.it o visitando il sito Iusve www.iusve.it andando alla sezione Master. Benissimo, adesso metaforicamente vorrei passarti la palla. Enrico, noi collaboriamo ormai da tantissimi anni, dai tempi della tesi, e vorrei chiedere a te, in modo molto anche spontaneo, secondo te quali sono le motivazioni che possono spingere uno psicologo a iscriversi a un master e quali sono gli aspetti che tu hai conosciuto validi che tu ritrovi nel nostro master? Allora, io con lei collaboro dal 2014 e l'ho potuta seguire in vari progetti e mi sono potuto sperimentare anche in molti ambiti della psicologia dello sport. Consiglierei questo master, mi chiede? Certo che sì, i motivi che mi sento di poter esplicitare sono tre. Il primo è l'attenzione che viene data alle tecnologie e all'approccio con cui vengono proposte. Strumenti di rilevazione e misurazione quali biofeedback, neurofeedback, realtà virtuale, Fitlight, che qualificano il ruolo dello psicologo dello sport e lo supportano sicuramente nel suo lavoro, senza però mai dimenticare la centrale della persona atleta che abbiamo di fronte. Il secondo motivo è il continuo rapporto tra ricerca e azione, tra scienza e pratica. È una psicologia applicata al mondo sportivo. Il terzo motivo è il confronto con eccellenze nazionali ed internazionali. I docenti sono di elevata qualità e c'è un confronto attivo e continuo tra loro e gli studenti. Sì, sono contenta di quello che tu hai detto, perché è proprio quello che noi abbiamo cercato di fare in questo master, quindi dare da una parte e sottolineare come la scienza e gli aspetti scientifici siano importanti per poter qualificarci come psicologi dello sport, ma dall'altro però sempre un'attenzione a quelle che sono le richieste, quindi all'applicabilità. E questo penso che sia un po' la nostra forza, passare da una lezione teorica a un'attività laboratoriale, perché questo permette proprio allo psicologo di riuscire a sperimentarsi e avere una visione totale a 360 gradi di quelle che può essere un lavoro all'interno del mondo sportivo. Per questo io dico che la terza edizione del master partirà a ottobre del 2020. Quello che noi ci auspichiamo è che sempre più psicologi nutrano interesse in questo ambito di lavoro, che attualmente, ripeto, è una professionalità giovane, però ci sono ampi margini di miglioramento, e quindi speriamo che riusciamo in qualche modo a contribuire alla formazione dei futuri psicologi dello sport nei prossimi anni. Grazie. Grazie a te, Enrico.